progetto di fare una barca elettrica è nato circa 2 anni fa, poco prima della pandemia. Poi purtroppo a causa di quello che tutti abbiamo vissuto ci siamo dovuti fermare e abbiamo ricominciato subito dopo la ricerca di quello che per noi poteva essere il miglior partner per fare questo, per avventurarci in questa nuova avventura, e con i 4Boat abbiamo trovato il nostro partner ideale, il quale ci ha fornito il motore elettrico che siamo riusciti ad adattare sul nostro scafo. Quindi noi siamo molto contenti del risultato raggiunto, in quanto senza andare a modificare quelle che sono le nostre linee classiche e il nostro scafo, siamo riusciti a inserire un motore elettrico con buone prestazioni per quello che è la nostra barca. Sì, diciamo che l'obiettivo era quello di non snaturare una barca classica, che è sicuramente una delle barche, diciamo, di riferimento per la cantieristica italiana come eleganza e come tradizione. Abbiamo cercato di mantenere quelle qualità intrinseche di navigazione che sono proprie di un prodotto conosciuto e tradizionale come la Corvetta 24. Per quanto riguarda la motorizzazione utilizzata, abbiamo cercato in questa, diciamo, prima realizzazione di utilizzare due motori da 20 kW caduno che muovono la linea d'asse predisposta per la motorizzazione endotermica, quindi anche questo, diciamo, un concetto di possibile retrofitting anche di barche esistenti, e abbiamo utilizzato gli spazi che sono normalmente utilizzati per il serbatoio del carburante e quello dell'acqua, per inserire invece due batterie che sono state realizzate ad hoc, due batterie da 20 kWh caduna, che ci permettono oggi di avere un'autonomia di tutto rispetto e quindi, diciamo, confacente a quelle che sono le necessità di una barca che è un day cruiser come quello di oggi. Noi garantiamo un'autonomia a 5 nodi di più di 10 ore, un'autonomia sopra i 6 nodi e mezzo di 5 ore, tutti dati che potrebbero rendere questa barca appetibile anche a un pubblico maggiore. Abbiamo dotato la barca comunque di un sistema di carica batteria autonomo, monofase, quindi praticamente questa imbarcazione può essere ricaricata con una semplicissima presa, diciamo, da casa.